Prima c'era anche il mio nonno, non so se va, se è bene. Mio nonno era Zebenini Carlo, era un padre che aveva preso mio papà perché mio papà era un esposto, era un figlio di NN, non so come dite voi, un figlio di nessuno, appena l'aveva preso da piccolino mio nonno che si chiamava Zebenini Carlo, mio padre poi si chiamava Quadreri Reino. Poi dopo c'era la mamma che si chiama Paderni Valentina, nata a Reggio. E poi devo continuare. Poi c'era mio fratello Gastone, che era del 1917. Poi c'era Giulio, Quadreri Giulio, che è nato del 1925. Poi Quadreri Laura, che è nata del 1926. Poi Quadreri Giovanna, 1928. E poi Quadreri Aldo che è del 1931 e Renzo del 1933. E che lavoro facevano i suoi genitori? Mia madre faceva la sarta, per fortuna. Invece mio papà faceva l'operaio, noi avevamo la casa, un po' di terra, però faceva l'operaio perché una famiglia così grossa. Siete riusciti a studiare No, perché tanto tempo? non c'era possibilità proprio per niente. Poi è venuta la guerra, ha rovinato ancora tutto. Non ho proprio nessuno. Hanno fatto solo la terza elementare, perché Marolla c'era solo quella lì. E per dare l'esame di quinta io sono andata a Carpinetti, solo io l'ho fatto. E dopo questo diploma è entrata subito nel mondo del lavoro, è rimasta a No, casa? siamo stati a casa. I miei fratelli andavano a lavorare così dove capitava o anche per garzoni nelle famiglie. Mio fratello invece più vecchio, quello ha lavorato 10 anni in seminario come manuale da muratore. Che poi dopo 20 anni è andato militare, è stato via 7 anni. Poi facevo un po' di lavoro. D'estate lui aveva un lavoro fisso, diciamo, per 2 mesi andava a trebbiare con quelle macchine da trebbiare il frumento. E allora stavano via molto, stavano via quasi 2 mesi a lavorare col lavoro che aveva mio padre perché era bravo a tenere queste macchine, che adesso poi si vedono le macchine che vengono nei paesi a fare ancora la trebbiatura. Ecco, quella lì, allora mio padre d'estate lavorava sempre con questa famiglia, per 42 anni sempre ha lavorato con questa famiglia. L'unico stipendio sempre che c'era era quello lì di tutto l'anno. Il resto non facevano fare 15 giorni, ma una volta 2 all'anno e basta. Noi stavamo ancora bene perché mia madre faceva la sarta, un po' di soldini se li guadagnava ed era molto molto brava e lavorava per questi signori che un po' di soldi ce li davano, ma la famiglia eravamo in 9. E poi dopo anche i miei fratelli sono andati subito tutti a lavorare, mia sorella è andata 10 anni a Parma con questa signora, una signora che era da sola, 10 anni era via da casa. Io sono andata in Svizzera, sono stata 10 anni in una casa. Io mi sono presa la responsabilità che alle 2 andavo a letto all'una, alle 2 andavo a chiamare il mio padrone, bussare alla porta e diceva sono le 2. Lui si fidava. Io avevo 20 anni, neanche 19, 20 anni, si fidava di me di andarla a chiamare, perché lui andava a letto alle 10 magari. Non diceva a sua moglie vieni a chiamare, perché sua moglie magari. Io andavo a bussare perché lui andava a lavorare nel forno. Sono stata 10 anni, poi è morto il padrone, mi è rimasto 3 bambini con la signora malata, e un ristorante e il forno e tutte quelle cose lì. Io mi sono sempre sentita solo in dovere di lavorare. E basta. E sotto i tedeschi lavori, beh, perché loro lavorano. È vero o no? Loro lavorano, beh, perché quando piove forte con un cappello da prete in testa, vanno in campagna, anche quando piove forte, tanto per dire, no?